Salve a tutti e benvenuti su KSP History. Sono Ivan, questa è una serie dedicata alle missioni storiche dell'esplorazione spaziale e per iniziare andremo oggi a vedere le missioni che hanno portato le prime sonde nello spazio, quindi dallo Sputnik all'Explorer 1 al Vanguard 1. Partiamo dalle origini e andiamo a parlare di Wernher von Braun, un ricercatore tedesco, poi diventato naturalizzato americano successivamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Si appassionò di missilistica seguendo Hermann Oberth, già quando era molto giovane, e durante l'università fece parte della Società per il Volo Spaziale e negli anni 30 assistette Oberth stesso nello sviluppo dei razzi a combustibile liquido. Questo tipo di tecnologia incuriosì l'esercito tedesco che inviò Walter Dornerberg a reclutare von Braun per fargli sviluppare razzi per l'esercito. Successivamente a questo, poi von Braun fu forzato a unirsi al regime nazista per continuare il suo lavoro. Ricerca che portò allo sviluppo della Wergen-Gluss-Waffe, ovvero la Retribution Weapon 2, che fu un'arma a lungo raggio, usata dai tedeschi per bombardare le città alleate come Londra. Il 3 ottobre 1942 fu il primo razzo a toccare la linea Kármán, cioè la linea che formalmente delimita atmosfera e spazio esterno, e il 20 giugno 1944 fu il primo razzo ad uscire completamente dall'atmosfera terrestre, raggiungendo i 174,6 km di altezza. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica acquisirono i piani per la costruzione di questi razzi, nonché molti scienziati tedeschi si arresero all'una o all'altra superpotenza. Ad esempio, Wernher von Braun si arrese agli americani, per cui lavorò poi successivamente. Il tocco di von Braun si vede molto bene dalle bande laterali bianche e nere, dette roll patterns, che servivano per capire se il razzo ruotava o no durante l'ascesa. L'esempio più famoso è Saturn V, progettato appunto anche da von Braun, a differenza di razzi più moderni che sono completamente bianchi, perché hanno un sistema di telemetria interno che invia i dati a terra e il colore bianco evita un surriscaldamento eccessivo del carburante all'interno, che porterebbe a un'eventuale espulsione del carburante stesso per evitare che la pressione salga troppo all'interno della tanica. Acquisiti quindi i piani di von Braun per il V2, Stati Uniti e Unione Sovietica cominciarono rispettivamente i loro programmi spaziali e l'Unione Sovietica cominciò a sviluppare lo Sputnik 1. Nel 1954 Sergei Korolev propose un piano per lo sviluppo di un satellite artificiale, che era un passo cruciale per lo sviluppo della missilistica sovietica. Mentre nel luglio 1955 Eisenhower annuncia al mondo che gli Stati Uniti lanceranno un satellite durante l'anno geofisico internazionale, che sarebbe stato tra il 1957 e il 1958. L'obiettivo è quello di cominciare lo sviluppo segreto di satelliti spia per monitorare le attività sovietiche e determinare il principio di libertà dello spazio. Eisenhower non pensava tanto alla ricaduta scientifica dei satelliti, ma quanto alla difesa e al controllo dell'Unione Sovietica tramite satelliti spia. Il progetto iniziale dello Sputnik, che poi fu realizzato più in là con lo Sputnik 3 nel 1958, era di inviare del materiale scientifico per studiare l'atmosfera in preparazione di altri lanci. Ma il timore che gli americani lanciassero per primi il loro satellite ha accelerato di molto i tempi. Fu ripensato quindi un satellite molto più semplice, di forma sferica con quattro antenne, che semplicemente, lanciava un segnale radio. E il 4 ottobre 1957, dal cosmodromo di Baikonur, l'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 1. Il segnale dello Sputnik venne captato in tutto il mondo da tutti i radioamatori, conferma appunto che l'Unione Sovietica aveva raggiunto l'obiettivo, e l'impatto sull'opinione pubblica mondiale fu enorme. Soprattutto dal lato occidentale, moltissimi erano terrorizzati dal traguardo raggiunto, perché l'Unione Sovietica era stata capace di mettere in orbita il primo satellite prima degli americani. Eisenhower invece era poco sorpreso dalla cosa, perché conosceva i rapporti degli aerei spia e sottovalutò parecchio l'impatto sull'opinione pubblica di questo lancio, però sfruttò la vittoria russa per creare un precedente sul volo dei satelliti sopra uno stato sovrano e sulla freedom of space, cioè la libertà di passaggio sul territorio nazionale di un satellite oltre il limite dell'atmosfera. Questo portò lo sviluppo, promosso da Eisenhower stesso, del programma militare Corona,
che era un programma segreto atto a spiare l'Unione Sovietica con satelliti in orbita. Lo Sputnik, dopo circa 3 mesi, il 4 gennaio del 1958, ricade in atmosfera dopo aver compiuto 1440 orbite intorno alla Terra. E il 3 novembre 1957 l'Unione Sovietica invia in orbita lo Sputnik 2, la prima sonda con a bordo un essere vivente, la cagnetta Kodiaka, che in Occidente è conosciuta come Laika, che in realtà è il nome della razza russa simile all'Husky. La sonda era molto più pesante dello Sputnik 1 perché dotata di supporto vitale e di sistemi di monitoraggio delle condizioni vitali della cagnetta, quindi fu usata una variante del R7, che era il razzo che ha lanciato lo Sputnik 1 e lo Sputnik 2, un R7 un po' più potente con un profilo di ascesa studiato per usare in modo più efficiente il carburante. Lo Sputnik 2 rivelò le fasce di Van Allen, ma i sovietici non capirono l'importanza dei dati in una prima analisi e li ignorarono, cosa che fu un errore perché furono liberate poi dalla prima missione americana, cioè l'Explorer 1. Gli americani avevano due gruppi di lavoro che stavano lavorando al primo satellite, uno guidato da Wernher von Braun, che stava progettando l'Explorer 1, con un razzo derivato dal progetto militare Redstone, che serviva per il lancio di missili a lunga gittata, e l'altro invece che aveva uno scopo puramente scientifico, sviluppato dalla marina statunitense, che era il Vanguard 1. Prima ancora del lancio dello Sputnik, quando ci fu la dichiarazione di Eisenhower, gli Stati Uniti puntarono sul progetto del Vanguard 1, in quanto aveva un aspetto più scientifico e meno militare, questo perché non volevano dare l'impressione di voler portare avanti una campagna missilistica aggressiva nei confronti dell'Unione Sovietica. Dopo il lancio dello Sputnik, il governo statunitense fece una notevole pressione sul gruppo di lavoro che stava sviluppando il razzo, e il 6 dicembre 1957 il Vanguard TV3 fece un flop in diretta televisiva, esplodendo sulla rampa di lancio. Questo problema fu dovuto al fatto che il Vanguard era un razzo completamente nuovo e non testato a sufficienza per un volo spaziale. Si diede quindi il via libera in tutta fretta all'Explorer 1, che aveva una tecnologia collaudata dallo studio dei missili balistici. In meno di 2 mesi il team di Von Braun riesce ad assemblare il missile e il 1 febbraio del 1958 viene lanciato l'Explorer 1 da Cape Canaveral. La capsula fu sviluppata al Caltech in California e, a differenza dello Sputnik 1 che emetteva semplicemente un segnale radio, questa portava una serie di esperimenti scientifici, la cui strumentazione fu progettata e costruita dal dottor James Van Allen dell'Università dell'Iowa. Questi esperimenti rivelarono le fasce di particelle cariche catturate nella magnetosfera terrestre, che in suo onore vennero nominate le fasce di Van Allen. La sonda a bordo aveva un rivelatore di raggi cosmici, un misuratore Geiger, un rivelatore di micrometeoriti e un misuratore di densità atmosferica. Con l'Explorer 1 gli Stati Uniti recuperano quindi una parte del distacco sull'Unione Sovietica ed entrano ufficialmente nella corsa allo spazio. E il 17 marzo del 1958 viene lanciato finalmente il Vanguard 1, che è un satellite di forma sferica che fu utilizzato per studiare la densità atmosferica a differenti altezze, vista la sua orbita eccentrica che era tra i 658 e i 3800 km circa. È il primo satellite a montare dei pannelli solari, infatti ha avuto una vita molto più lunga rispetto ai suoi tre predecessori, che è durata circa 6 anni. È l'oggetto artificiale più vecchio ancora in orbita terrestre. Esiste un progetto per il recupero, sia per il valore storico di questo pezzo di archeologia spaziale, sia per studiare gli effetti di una lunga esposizione nello spazio sulle varie componenti. E per concludere, il 15 maggio del 1958, durante l'anno geofisico internazionale, l'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 3, che era il progetto di satellite che avevano in origine, che porta con sé una serie di esperimenti simili all'Explorer 1, cioè un esperimento per l'analisi della composizione atmosferica, un contatore Geiger e un rivelatore di micrometeoriti. E con il lancio di questi 5 satelliti è ufficialmente nata l'era dell'esplorazione spaziale. Da queste prime missioni è partita la corsa allo spazio, che poi terminerà con il rendezvous delle missioni congiunte Apollo-Soyuz, e il prossimo video sarà sulle missioni Luna da parte sovietica e sulla Pioneer da parte americana.
Spero vi sia piaciuta questa panoramica sulle prime missioni nello spazio. Lasciate un like sul video se vi va e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima puntata e un saluto a tutti. Ciao!